In questo video due esercizi di patterning e attivazione per il vostro workout di gambe. Il primo esercizio celebre Good Morning lo facciamo in tre variazioni. La prima è body weight, molto semplice. Stance pari al vostro squat, ci concentriamo sul hinge dell'anca. Pensate di spingere le dita dentro all'anca e vogliamo andare indietro con il sedere. Nell'andare indietro la colonna rimane completamente allineata, corona, coccige, colonna bene dritta. Quindi è più una spinta indietro delle anche. Carico bene la catena posteriore e da questa posizione esplodo in avanti strizzando i glutei e fermandovi bene sulla verticale. E non vogliamo andare in questo modo, in avanti con le anche, ma ci fermiamo sulla verticale. Quindi spingo indietro, carico bene catena posteriore, press, carico e spingo, carico e spingo. Ovviamente nel caricare le gambe rimangono semitese, non andiamo a fare uno squat, gambe semitese, sentite bene l'allungamento della catena posteriore e sentite bene la contrazione dei glutei nel momento in cui arrivate in questa posizione finale. Molto semplicemente, quindi spingo indietro, avanti, spingo indietro, avanti. La colonna rimane invariata, sempre stesso movimento. Potete posizionare le mani lungo i fianchi o potete eventualmente posizionare le mani in questo modo. Andate a lavorare. Possiamo utilizzare un bastone, questo ci aiuta nel sentire effettivamente l'apertura delle spalle, l'apertura toracica, aiuta a settare la posizione del dorso. Quindi fissiamo il bastone, abbasso bene le spalle, eseguiamo lo stesso movimento, ok? Spingo avanti, scendo, spingo, scendo, spingo. Ecco, una cosa interessante è che nella risalita, nella spinta in avanti delle anche, l'idea che devo avere è quella di spingere forte il pavimento verso il basso. Di conseguenza le anche esplodono in avanti, ok? Riproviamo qualche ripetizione. Da qua, spingo indietro le anche, posizione neutra, boom! Ok? Ovviamente nel tempo possiamo anche caricare più peso, utilizzare eventualmente un bilanciere da 20 kg o chissà, magari anche di più. Un'ultima variazione con l'elastico. Questa devo dire è la mia preferita. Andiamo a posizionare l'elastico sotto i piedi e andiamo a posizionare l'elastico con molta cautela dietro al collo sul trapezio. Ok? Quindi mantenendo tutto invariato andremo a spingere le anche indietro. Creo questa posizione di contatto tra la mano e il resistance band, da questo punto tiro e esplodo in avanti con le anche. Quindi attenzione a non mettere l'elastico troppo attaccato alla parte alta del collo, sennò vi tira giù in maniera, diciamo, non top. Quindi leggermente più sotto sul trapezio, giro intorno alle spalle, scendo, spingo indietro l'anca, esplodo, scendo, carico bene la catena posteriore, esplodo. Ecco, in questo movimento cercate di lavorare sempre con molto controllo nella fase di discesa e progressivamente cercate di aumentare l'esplosività nella fase di estensione di anca. Ovviamente non vado a lavorare su un movimento più esplosivo o più veloce se la struttura del corpo varia. La struttura deve rimanere super stabile, l'esplosività aumenta progressivamente man mano che il movimento si consolida, la tecnica si consolida. Passiamo ora al secondo esercizio, ATG split squat, con il piede anteriore elevato sul blocco o su uno step o su dei blocchettini da yoga, voi trovate il modo che chiaramente più vi aggrada con l'attrezzatura che avete in palestra o a casa. Piede sullo step, l'altro piede va indietro, quindi questa è la posizione iniziale. Verticalizzo bene col torace, abbasso le spalle
e andiamo a scivolare in avanti col ginocchio. Creiamo bene stabilità con il piede, quindi la punta del piede dietro bene stabile, tallone bene in linea alla punta, non cade all'interno e non va neanche all'esterno. Scendo in avanti, spingo verso l'esterno il ginocchio della gamba davanti, quindi creo spazio nell'anca mentre vado in avanti. Fuori, 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 gamba dietro bene tesa, scendo il più possibile, verticalizzo col torace e sentite che andate a flettere bene la caviglia, quindi lavorate sia sulla mobilità della caviglia, sulla mobilità dell'anca, sulla forza del flessore dietro, perché in questo esercizio, in questo punto, devo spingere la punta del piede dentro al pavimento. Quindi apro bene, apro bene, apro bene, spingo in fuori il ginocchio e poi inverto il movimento, tenendomi sempre verticale col torace, salgo verso l'alto e resetto la posizione. Quindi sarà avanti e giù, spingo in fuori le ginocchia, spingo la punta del piede nel pavimento e su. E di nuovo, avanti, giù e su. In questo esercizio potrebbe capitare che in base alla mobilità della caviglia il tallone comincia piano piano a sollevarsi. Ecco, per ora trovate sempre una posizione in cui il tallone della gamba davanti rimane a contatto col pavimento. Eseguite le vostre 10 ripetizioni su una gamba e andiamo a lavorare sull'altro lato. Scivoliamo sempre in avanti e verso il basso, apro il ginocchio verso l'esterno, tallone bene a contatto col pavimento, piede dietro spinge dentro al pavimento, verticalizzo col torace e dietro. Anche qui andiamo a completare le nostre 5-10 ripetizioni, sempre molto controllato. Questi sono i due esercizi di oggi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo.